incazzati. Allora, buongiorno, tu che bello, che bello. Oggi apri il giornale, tutte belle notizie come sempre. Guarda, Parma ha indagato il sindaco Pizzarotti, oh. Mica quello anche che costruisce. Non lo so, ma quello con la mozzarella nella crosta, dici? No, quello è un'altra roba. Sì. Poi le COP per sistemare parenti e amici, facevano regali alle amanti, facevano tutte delle varie spese pazze, ma che bello. Ma le cooperative non dovevano essere un po', diciamo, la rappresentanza del popolo? Se, sono la persona sbagliata con cui parlarne. Io più che altro sono rimasto sconvolto dalla notizia di Capitan Findus. Vero. No, ragazzi, ieri io. Colpa tua, io te lo dico. Allora, colpa tua. Qualche settimana fa io ho preso a cuore il discorso di Capitan Findus ridendo e scherzando. Ma non sapevamo che ci fosse dietro tutta sta roba, eh? No, ma infatti non lo sapeva nessuno. Poi la giungla, ieri, ha tirato fuori questa cosa perché era la notizia del giorno. Quando l'ho letta sono rimasto sconvolto. Per chi ancora non la sa, il vero Capitan Findus, quello degli anni 60-70, il primo in assoluto. Primo, quello più famoso, insomma. Quello che è famoso, l'icona, diciamo, della scatola di Capitan Findus, la prima, adesso versa in difficoltà. Gli hanno addirittura, cioè, occupato la casa. Lui ha 80 e passa anni, ha un bypass, è zoppo, diciamo, dopo una grossa carriera cinematografica e televisiva si è trovato un po' nel dimenticatoio. Come però tutti. Aveva una casa popolare, viveva con la sua pensione minima, è andato in ospedale a fare un controllo, è tornato e gli zingari gli hanno occupato casa. Tu ti rendi conto? Allora, in una società normale chiami la polizia, gli zingari sloggiano e tu rientri a casa tua. Arrestati, tra l'altro, perché è un reato gravissimo occupare la casa di uno. In Italia invece no, la casa degli zingari adesso lui è per strada. Ma tu ti rendi conto? Cioè, non lo so, io non so se noi possiamo, noi come gruppo dello zoo, ma intendo anche gli ascoltatori, possiamo dargli una mano. Ma la Findus, io volevo fare un appello alla Findus. Compriamo i bastoncini. Cosa c'è? Quelli sì che sono buoni, ma dico, se, amici della Findus, di soldi ne girano tanti. Sì. Su sto peschereccio pieno di bambini, insieme a quell'altro nuovo che avete messo. Quello giovane, facciamo rientrare il nonno. No, capito? Il nonno sul pesche che guida. No, il nonno che affetta il pesce. Il fategli fare qualcosa sto zoppo. Cioè, facciamolo. No, non è zoppo, poverino. No, non lo so, io non credo che noi dello zoo possiamo fare qualcosa. Come però no? Se lanciamo veramente un appello così alla Findus e cerchiamo di farlo riassumere, anche perché lui era veramente il simbolo di questa azienda, quello nuovo moderno, chi cazzo sei? Ma dove vuoi andare? Tutto figo. Ma poi col panfilo nuovo, sembri D'Alema col cappello. Perché ci sono sti personaggi, queste icone come il bambino della Kinder, che adesso l'hanno cambiato, perché l'altro Cazzo, è morto. Cosa c'è? Allora non è che metti ogni mese una foto di lui che cresce nelle scatole. Vabbè, allora metti uno di 90 anni sul triciclo della Kiko. Come la plasma che c'è quello col martello col braccio così. Sarotti i coglioni di stare col martello così. Ma è disegnato Wender quello. Ma è una comparsa. No, ma non capito. Pensa all'orso bianco sulle Golia bianche. Pensa Cosa ti devo dire? Ogni cosa c'ha la sua. Tipo il tipo sulle monete lì, come si chiama? Quello che si martellava i coglioni. Anche quello, ma sai che due coglioni martellano la vita? Ma è inciso in una moneta, Wender. Ma capisco queste cose. Comunque, signori della Findus, adesso noi chiediamo agli ascoltatori dello zoo di intervenire. Andiamo tutti sulla pagina della Findus, ma gentilmente, perché questa è un'operazione molto delicata. Chiediamo all'azienda della Findus di reintegrare il vecchio rappresentante di questa azienda. Hashtag aiutiamo il capitano. Specificate quello vecchio e non quello giovane, perché quello scopre. Dopo la puntata potremmo chiamarli anche, facciamo tipo un caso. Dai, va bene, ci sto. Occhio a non confonderci, scusa Marco, con pasta del capitano, perché poi sono due cose. È un'altra roba. Anche quello lì, due coglioni. Wender, torna a fare il tuo lavoro, per favore. Benissimo. Non è che fanno le cose così adesso. Wender, vai di là in regia, per favore. Il capitanato. Ma cosa ho fatto di male nella vita? Io volevo fare un programma radiofonico con qualche stronzo intorno che mi faceva le battute. Perché mi ritrovo con 86 incapaci? Perché hai preso il lassativo prima di assumere. Ma perché? E a proposito di lassativi, aspetta, Angelo, direttore, ma mi dai un programma tutto mio serale, così non mi devo neanche alzare presto la mattina. Ah, puoi metterti anche i tacchi, così non ti devi cambiare per andare a lavorare, capito? Sì. Comunque ho fatto un link meraviglioso con Farmamer. Voglio fare Platinot, posso? Platinot, bello. Cioè Platinette per 8. Platinotte. Dai, ci colleghiamo con Farmamer, andiamo.